Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata di Nintendo Incallito. Mi scuso se non sono riuscito a registrare alcun video in questo periodo, però purtroppo, come alcuni di voi sapranno, il periodo tra inizio gennaio e metà febbraio è periodo d'esami per tantissime università e quindi purtroppo sono stato occupato con un sacco di esami. Quindi vabbè, in questo video volevo parlare un po' dell'evento del Nintendo Switch che si è tenuto e si terrà fino al 18 febbraio a Milano in via Solferino 40, quindi è molto vicino anche alla metro verde fermata Moscova per chiunque vive a Milano e ci volesse andare. Quindi volevo giusto fare due chiacchiere su questo e raccontarvi un po' come è stata la giornata, no? Quindi partiamo dalla mattina. Io la mattina di, cioè adesso lo sto registrando il giorno in cui lo pubblico, quindi oggi è il 3 febbraio. L'evento è stato ieri perché ieri sera ero troppo distrutto. Che sono stato lì fin dalle 3 alle 7, quindi fino a quando chiudevano. E quindi sono davvero distrutto anche stamattina, però almeno sto meglio di ieri, diciamo. Quindi la giornata di ieri è iniziata alla mattina presto, che sono dovuto correre in università. Perché ho avuto un esame anche abbastanza difficile di marketing, quindi già così la giornata è iniziata abbastanza maluccio, almeno non so ancora i risultati dell'esame, però speriamo sia andato bene. Però comunque è un impegno importante, insomma, quindi non avevo i nervi a fior di pelle. Finito l'esame, ho mangiato lì in università e poi ho dovuto registrare il voto di un altro esame ed era alle 2, questo, ok? L'evento iniziava alle 3, quindi solo un'ora dopo. Infatti, sono andato lì dalla prof e ho chiesto: senta, prof, posso registrare subito perché devo andare. Ho raccontato una bugia che avevo un appuntamento in ospedale, però alla fine si fa di tutto per il Nintendo Switch, no? E quindi ho raccontato sta balla, ho registrato in una ventina di minuti e quindi per le 2:20 co stavo correndo verso la metro, no? E quindi poi sono corso lì. È molto vicino alla fermata di Moscova. Non si capisce bene dov'è questa via Solferino. Anche con ero lì, no, appena sceso dalla metro. Cercavo sul cellulare, sulle mappe, però non si capiva perché ci sono tanti snodi. E in più via Solferino è una viuzza piccolina. Quindi, vabbè. Fatto sta che quindi vabbè, ci sono arrivato e sono arrivato lì tipo una ventina di minuti in anticipo, per fortuna. Erano lì già in 5 più o meno, non eravamo tanti sin dall'inizio, quindi mi sono stupito. Io già ero lì che mi aspettavo la coda di 500 persone lì ad aspettare, però vabbè, secondo me il pienone lo fa durante il weekend, il sabato e la domenica, e comunque essendo un periodo lungo per andare a provare lo Switch, secondo me tanta gente se la prende comoda e magari ci va il weekend, però boh, comunque mi aspettavo molta più gente. E vabbè, quindi abbiamo aspettato lì fuori per tipo una ventina di minuti e poi ci hanno fatto entrare. C'era lì per lì, hanno chiesto se avevamo delle prenotazioni. Io non sapevo neanche se potesse prenotare, però boh, vabbè, sarà stato per delle persone che dovevano fare delle recensioni o qualcosa del genere, non ho la neanche minima idea. Quindi entrati, ci troviamo davanti a una specie di piccola reception, poi si va un pochino più avanti, mi metterò la foto adesso nel video, si va un pochino più avanti, si ha questa teca, no, con dentro tre Nintendo Switch, praticamente che fa vedere le tre modalità di uso, no? Quindi la modalità attaccata al dock con i due Joy-Con attaccati al Joy-Con Grip, mi pare che sia. Fatemi controllare. Esatto, attaccati al Joy-Con Grip. E non so se sia il Grip Charge oppure no, però comunque è la stessa cosa alla fine. Poi di fianco c'è un altro Nintendo Switch con in modalità tabletop, quindi con Nintendo Switch con il kickstand aperto e i due Joy-Con separati e poi infine un altro con la console intera, no? Quindi abbiamo lo Switch con i due Joy-Con Grip color neon che sono bellissimi a mio parere, e questa qua è la modalità portatile, diciamo.
Quindi, superato questa parte qua, si arriva subito a una delle prime zone espositive, no? Che sono di due giochi di One Two Switch, che sono davvero fantastici. One Two Switch è uno dei giochi migliori che Nintendo abbia mai creato, dopo Wii Play, Wii Sports e così via, da giocare in famiglia. Secondo me hanno utilizzato in una maniera perfetta i Joy-Con, sfruttando le tecnologie che hanno usato anche con i Wiimote, quindi davvero è impressionante anche la precisione dei movimenti. Allora, c'erano quattro diversi minigiochi a cui giocare, dopo più tardi vedrete, farò un commento sui video, e sono tutti davvero divertentissimi, molto molto divertenti. Dopodiché c'era una piccola zona in cui ci si poteva sedere sui divani e c'era un video che girava in loop di Super Mario. Come si chiama? Aspettate, che mi è saltato. L'ho perso. Super Mario Odyssey. Scusate, me ne ero scordato. In cui si poteva guardare giusto questo video, nulla di che. Dopodiché c'era una piccola zona dove avevano messo tipo dell'ace, dei succhi di pompelmo, dell'acqua e così via, dei biscotti, dei taralli, quindi se uno aveva un po' di fame, essendo pomeriggio, comunque poteva sgranocchiare qualcosa. Subito lì a sinistra c'era questo ring stupendo con la postazione per provare Arms, uno dei giochi che secondo me è geniale per Nintendo Switch. Praticamente funziona che i giocatori utilizzano i Joy-Con, quindi ognuno dei due giocatori dovrà avere una coppia di Joy-Con, quindi quello destro e quello sinistro, per ogni giocatore. Quindi, boh, siccome sono abbastanza costosi, io spero che Nintendo, dia la possibilità di, come si dice, di poter collegare i Joy-Con magari dello Switch dell'altro giocatore alla stessa console, così che non li si deve per forza comprare una coppia per poter giocare a questo gioco che costano tantissimo. Comunque, davvero molto divertente e dopo commenterò anche questo con voi. Subito dopo c'era la zona dedicata a Breath of the Wild, che l'hanno fatta davvero stupenda, no? Cioè, invece delle sedie normali hanno messo proprio dei veri ceppi di legno, erano tipo grossi così, anche molto pesanti, quindi erano ceppi veri. Sopra c'era questa specie di rete, tipo quella che usano i militari, cioè, davvero stupendo. E c'erano tre postazioni di prova. Una delle quali, quella più a destra, aveva lo switch aperto, quindi non era nella teca come le altre due, era aperto, quindi questo dava la possibilità di poterlo staccare dalla propria sede, dal dock, e poterlo provare anche senza collegarlo al televisore, cosa davvero fantastica. Io ho avuto la possibilità di provarlo, davvero davvero stupendo. Cioè, io a Breath of the Wild ci ho giocato tipo 3 volte, perché veramente tutte le volte, essendo la demo solo di 20 minuti, non sai bene dove andare e hai tante di quelle possibilità che in soli 20 minuti non è possibile vedere tutto. E quindi ho provato una volta ad andare a destra, una volta ad andare a dritto e l'altra volta ad andare a sinistra. Quindi ho potuto un po' esplorare le vicinanze, comunque le zone vicine a dove ci veniamo risvegliati. E quindi quella lì è la zona dedicata a Breath of the Wild. Subito dopo, quindi ritornando subito lì di fianco, c'è la zona dedicata a Snipperclips, altro gioco molto simpatico per Nintendo Switch, che non utilizza, cioè, le funzionalità nuove della Nintendo Switch, come ad esempio i controlli o il touchscreen o cose del genere. Utilizza è un semplicissimo gioco in cui praticamente si gioca in due, utilizzando i due Joy-Con, uno a testa, in cui si deve collaborare e in pratica ci si deve tagliare in modo tale da arrivare a risolvere dei puzzle, no? Ad esempio, c'era uno dei primi livelli in cui bisognava girarsi, no? Perché tutti i personaggini hanno delle forme diverse, quindi bisogna girare la propria forma in modo tale che poi l'altro potesse salire sopra
A il primo e poi saltare e cliccare il bottone. Quindi giochini molto semplici, comunque simpatici da fare in cooperativa e cose del genere. Dopodiché, andando subito lì di fianco, c'era la zona bellissima dedicata a Mario Kart 8 Deluxe. Gioco molto bello, mi è piaciuto davvero tantissimo. Lo Switch ha uno schermo davvero fantastico. È 720p, sempre 60 fps. I 60 fps si notano tantissimo, non molto in Breath of the Wild. Ci sono molti, ma molti cali di framerate, cosa che a me ha dato molto fastidio. Però bisogna tenere in conto che io sono sicuro che quelle console che erano lì all'evento fossero tutte, come si chiamano, developer kit, no? Le unità di sviluppo, che quindi non sono console intere, ma sono delle console di prova che non hanno, hanno la maggior parte delle funzionalità, ma non sono complete. Quindi, ovviamente, secondo me, mancava un po' di potenza grafica a queste console perché c'era un notevole calo di framerate. Oltre a questo, Mario Kart 8 Deluxe è molto divertente. Ci sono già tutti i DLC inclusi, quindi non c'è bisogno di acquistare il DLC per Animal Crossing, per Zelda o i percorsi, tutti i percorsi, insomma, c'è già tutto completo. E quindi, oltre alle cose che quindi erano già in vendita, ci sono anche dei personaggi nuovi e nel video li andrete a vedere, no? C'è Reboot, c'è i due Inkling, che c'è l'Inkling Boy e l'Inkling Girl. Poi c'è chi altro che c'è? Fatemi ricordare. Aspettate, adesso mi viene in mente. Vabbè, comunque ormai avete capito che ci sono. Ecco, perché ho fatto una foto. Ci sono tutti i come si chiamano? I Bowserotti, no? Quindi tutti i cattivi, quindi Lemmy, tutti quei nomi lì strani che hanno, davvero molto molto simpatici. E poi altro personaggio che non c'era, no, Toadette, non mi ricordo se c'era in Mario Kart 8. Comunque vi lascerò la foto che ho fatto mentre adesso stavo parlando, sicuramente la starete vedendo. E quindi anche quel gioco lì è molto molto divertente. Lo Switch, allora, devo ammettere che i comandi me li aspettavo un po' più scomodi. Mi aspettavo che la console fosse un po' più di plastica, sapete, tipo il Nunchuck, no? Che sembrava vuoto all'interno. Invece sono molto sostanziosi e la dimensione dello schermo è, a mio parere, cioè almeno non ne avevo uno lì per fare la comparazione, la dimensione dello schermo è esattamente uguale a quello del Wii U Gamepad, quindi una dimensione assolutamente perfetta. È molto molto sottile, cioè sottile così. Quindi davvero una dimensione perfetta, i Joy-Con si sfilano e rientrano molto molto facilmente, e quindi sono anche molto comodi da usare singoli, no, da soli. Ho avuto la possibilità di provarlo con un solo gioco, perché tutti gli altri avevano un sostegno che li legava tutti assieme, quindi non era possibile separarli. Poi, vediamo cos'altro. Altro della console, nulla, sfilarla ed infilarla è davvero molto molto comodo, ha proprio delle corsie che quindi lo rendono molto facile a rimetterlo dentro. Il Joy-Con Grip è comodissimo, sono un po' troppo vicini a mio parere, cioè mi sarebbe piaciuto che magari fossero, invece di così vicini, fossero un pochino più lontani, un po' come il controller dell'Xbox. Aspettate, ecco, un po' come il controller dell'Xbox, perché dovete tener conto che il D-pad non è esattamente le frecce direzionali non sono proprio così, sono dei veri e propri bottoni, no? Come quelli del 3DS. La dimensione dei bottoni, a mio parere,
sono un po' piccoli, mi sarebbe piaciuto averli un pochino più grandi, però alla fine la dimensione sono identici a quelli della New 3DS o 3DS o qualunque avete. Stavo dicendo che il D-pad non è un D-pad, sono dei bottoni che hanno le frecce, no, su, destra, basso, sinistra. Perché? Perché non sono utilizzabili solamente come tasti direzionali, sono particolarmente usati come tasti opzione. Quindi, ad esempio, in Breath of the Wild, se avete bisogno di cambiare arma, dovete premere il tasto che dà la freccia verso destra. E poi lì potrete selezionare quale arma desiderate, no? Oppure, se premete il tasto verso il basso, si potrà fischiare per chiamare il cavallo che abbiamo nelle stalle. Purtroppo non c'erano cavalli nella demo, quindi sono stato un po' deluso da quello. Mi sarebbe piaciuto molto cavalcare, specialmente per arrivare molto più lontano. Non c'era proprio poche cose anche da scoprire perché avevamo davvero poco poco tempo. Quindi vabbè, nel video vedrete che io salgo al di sopra della chiesa del tempio abbandonato, insomma, dopo ne discutiamo. Ok, quindi ho parlato, cioè, più che abbastanza, secondo me, riguardo il Nintendo Switch fisicamente. Adesso volevo fare un piccolo commento sul fatto che non sono riuscito a registrare. Io mi ero già preparato tutto, mi hanno portato computer, capture card e tutto quanto. Non mi hanno permesso di staccare l'HDMI dalla console e attaccarlo alla mia capture card, che è questa qua, ve la faccio vedere. È quella di cui ho fatto una recensione, lascerò il link in alto a destra, questa qua, no? Elgato HD60. Non mi hanno permesso di staccare l'HDMI dalla console per attaccarlo all'Elgato e poi riconnetterlo allo Switch. Sarebbe stato fantastico. Non so perché non me l'hanno fatto fare a me. Perché in tantissimi in America, in Francia, dappertutto gliel'hanno lasciato fare. Qua in Italia, naturalmente, no. Quindi, vabbè, è stata una cosa un po' negativa, secondo me, perché la qualità sarebbe stata molto, molto migliore, a mio parere. Quindi, vabbè, lasciato quella parte. Altro sulla console, ho già commentato. Ecco, i Joy-Con. Ultimissima cosa che volevo dire su l'HD Rumble. Allora, voi non dovete pensare che le vibrazioni, come ad esempio nel controller dell'Xbox, siano come quelle dei Joy-Con. Sono 1000 volte migliore. Cioè, non scherzano quando dicono che senti come se ci fossero veramente dei cubetti di ghiaccio, come hanno fatto la presentazione, dei cubetti di ghiaccio all'interno dei Joy-Con. Sono davvero fantastici. Ho provato un gioco che vedrete più tardi nei video che ho girato, che era un gioco dei One to Switch, in cui praticamente avevi questa scatolina con dentro delle biglie, delle palline, e te muovendo il Joy-Con dovevi indovinare quante palline c'erano all'interno, no? Cioè, vi giuro, è impressionante perché senti proprio un Joy-Con è piccolino così, no? Cioè, non è grande. Senti proprio come se la pallina stesse, cioè, senti l'attrito, no? Della pallina che scivola da un lato all'altro se fai così, no? E poi senti proprio il numero di palline, lo scopri. E la cosa che io vi consiglio di fare è girarlo da un lato, così tutte le palline sono verso il basso, insomma, nel gioco, diciamo. E poi lasciarlo da un lato e poi piano piano girarlo dall'altro. Senti proprio le palline che si spostano e fanno toc, toc, toc. E quindi da lì capisci quante palline ci sono. È impressionante, davvero fantastico. Non ci sono altri giochi che hanno usato questo tipo di tecnologia, quindi mi sarebbe piaciuto vederlo un pochino di più, oltre a quel giochino lì di One to Switch. Però, vabbè, è davvero una figata e mi aspettavo, cioè almeno questa era una mia idea, no? Sapete, tipo in Breath of the Wild che si usa l'arco? Sarebbe stato troppo figo poter usare l'arco con i due Joy-Con, che mentre lo tiri, no? Senti dal tremore del Joy-Con quanto la corda è in tensione. Sarebbe stato
davvero fighissimo. Però vabbè, naturalmente Zelda non è basato sui controlli sui motion controls dei Joy-Con, è più basato proprio come controller normali, come quello di un Xbox. Quindi vabbè, quello era giusto una cosa che mi sarebbe piaciuta vedere di più, però alla fine è stato carino lo stesso. Quindi basta, altro gioco molto bello che c'era, che scusate, mi sono dimenticato di menzionarvi, era Splatoon 2. Cosa che mi sono stupito di vedere perché non ci hanno fatto vedere Super Mario Odyssey, però c'era Splatoon 2, naturalmente perché Splatoon 2 esce quest'estate, invece Super Mario Odyssey ci sarà secondo me più da lavorare, quindi hanno deciso di rilasciarlo quest'inverno. Splatoon 2 è molto simile a quello per Wii U, però ripeto, sarà per colpa dello schermo, mi è sembrato più colorato, più vivido, più vivo. E allora, i nuovi percorsi sono molto belli, molto su, giù, c'è spazio da muoversi. Bisogna abituarsi ai controlli perché sono leggermente diversi, perché ci sono anche più armi, più abilità, ci sono le armi speciali che le ricarichi, tante cose. E quindi io ho avuto la possibilità di scegliere solamente tra quattro armi, mi pare, e solamente giusto un paio di percorsi, quindi vabbè, non c'era tantissima scelta, però devo dire che mi sono divertito tantissimo. E una cosa molto particolare è che i Joy-Con non, cioè, lì per lì sembrano un po' scomodi perché sono un po' piccoli, però poi non li noti più, e specialmente con Splatoon, perché usano il giroscopio, no? Per spostare un pochino la visuale verso l'alto, verso il basso, diventa ancora più immersivo, e quindi mi è davvero piaciuto tantissimo. Altro gioco che c'era era Fast RMX, che praticamente che vedrete sempre più tardi nel video, che sta per Fast Remix, ed è il gioco che era prima acquistabile solamente come gioco digitale che poi mi pare che ne hanno fatto anche fisico, però vabbè, che era solamente acquistabile in digitale su Wii U, che era Fast, che si chiamava, no? Adesso non mi ricordo il nome su Wii U. E praticamente è lo stesso identico gioco, però semplicemente su Switch. E mi è piaciuto tanto perché il fatto di poter usare ognuno uno Switch come un Joy-Con, come vedrete nel video, dà la possibilità di giocare in multiplayer locale in un modo molto più semplice, no? Cioè non hai bisogno di collegare un altro controller, perdere del tempo e così via. Automaticamente te basta che sfili entrambi i controller, uno lo tieni te, l'altro lo dai al tuo amico, ed è molto bello questa cosa qua della condivisione, perché condividi effettivamente i tuoi controller con un altro amico e non hai bisogno di comprarne di extra, non hai bisogno di comprare il nuovo Pro Controller per la Switch, non hai bisogno di comprare dei Joy-Con aggiuntivi, bastano i due Joy-Con che hai già, uno lo dai al tuo amico, uno lo tieni te e boom, si può giocare in cooperativa. Oppure se il tuo amico ha un altro Switch, basta, si collega in multiplayer ed è facilissimo così. Nintendo veramente ha centrato questa storia qua del multiplayer, mi piace davvero tanto. Poi, altro gioco che c'era era Super Bomberman. Carino come giochino, ci ho mai giocato a Bomberman, però è stato simpatico. Io ovviamente ho perso perché non sapevo giocare. L'altro gioco che c'era era Street Fighter 2 Ultra, molto carino anche quello. Un look molto retro, no? Quindi ci sono i personaggi che sono molto stilizzati, no? Proprio come se fossero disegnati. Molto carino, non ci ho giocato tantissimo. E poi c'era anche Skylanders Imaginators, scusatemi, che non ho provato, però ho visto dei ragazzini giocare. Ed è molto forte perché questo mostra la capacità del Joy-Con destro, che praticamente dove c'è la levetta analogica, no? Lì subito sotto c'è il sensore per Amiibo e Skylanders, quindi praticamente basta avvicinarlo e automaticamente il personaggio viene fuori nel gioco, quindi davvero molto molto bello. Basta, mi pare di aver nominato tutti i giochi che c'erano lì in esposizione, quindi adesso direi che dopo l'evento, volevo fare un ultimissimo commento. Sono rimasto davvero molto stupito dalle capacità che Switch ha.
ha davvero tanti giochi di alta qualità. Allora, ripeto, come prima ho detto, quelli in esposizione erano, come si dice, modelli di sviluppo per sviluppatori, no? Quindi non erano al massimo delle loro capacità. Si notava tanto, infatti, anche in Breath of the Wild, perché la qualità sul televisore non era granché, no? Si vedevano che nei movimenti, no? Si vedevano i pixel, e anche come prima vi ho detto, no? Come che era? Frame drop. Comunque sono cose che secondo me non ci saranno nella versione finale dello Switch, perché questi qua erano effettivamente degli Switch per sviluppatori, quindi di quello non mi preoccuperei. Anche nel video magari si nota, non vi preoccupate, perché sicuramente ne avranno migliorato sicuramente. E quindi basta, adesso direi che posso passare a commentare i video, quindi ci vediamo tra un attimo. Ed eccomi qua ragazzi, quindi adesso iniziamo con il primissimo gameplay a cui ho giocato praticamente appena entrato all'evento del Nintendo Switch, che è ovviamente il gioco più atteso da tutti i ragazzi fan di Nintendo del mondo, che è The Legend of Zelda Breath of the Wild. Quindi il gioco inizia con questo bagliore bianco, no? E come potete leggere c'è scritto svegliati, con la voce di Zelda. La cosa particolare è che la voce di Zelda in questo capitolo è doppiata in italiano, quindi è una cosa fantastica, una cosa mai vista finora. Poi vabbè, qua mi facevo alzare il volume perché era abbastanza basso il volume. Qua poi dice di nuovo svegliati. E c'è questo bagliore blu, no? Di nuovo svegliati e vediamo questa specie di cerchio. Noi siamo all'interno, apri gli occhi, Link. Praticamente siamo all'interno di questa specie di caverna, no? Dove abbiamo riposato per gli ultimi 100 anni. Si può vedere che qua questo liquido che ci teneva, diciamo, ibernati sta scendendo e finalmente noi ci risvegliamo. Ecco qua, quindi adesso ci alziamo ed è il primo momento in cui noi potremo effettivamente controllare Link, no? Cosa davvero, cioè, controllarlo è davvero molto semplice, naturalmente, come in tutti gli altri giochi della serie. Qua vediamo una specie di pannello di controllo, no? Che verrà attivato dalla nostra tavoletta di Sheikah, no? Quindi adesso ci avviciniamo, clicchiamo A per esaminarlo e la voce ci dirà cosa fare. Ecco, questa qua è la nostra tavola di Sheikah. Non so, adesso non mi ricordo bene. Esatto, tavoletta Sheikah. Quella è una tavoletta Sheikah, ti guiderà nel percorso. Adesso si illumina e leggiamo la spiegazione. Ha una misteriosa tavoletta di pietra e così via. Scusatemi, ma purtroppo l'inquadratura qua è piccolina, non posso ingrandirla più di tanto. Adesso cerco di ingrandirla. Ok, quindi questo qua è il primo momento in cui riusciremo a controllare Link. Quindi qua apro un paio di screen in cui troviamo la maglietta e il pantalone. Quindi praticamente provo a vedere se riesco a distruggere uno di questi barili, se c'è qualcosa dentro. Adesso quindi mi dirigo più avanti, cerco, adesso mi sono ricordato di cambiare vestiti. È molto facile, basta premere due volte A e si cambia automaticamente i vestiti. Adesso appoggiamo la tavoletta Sheikah sopra questa specie di lastra, non so bene cosa sia. La cosa particolare è che sembra che ci sia una tecnologia molto evoluta sin dall'inizio, no? Quindi è un po' particolare perché si dice che questo gioco sia posizionato temporalmente subito dopo Skyward Sword,
Però è particolare perché comunque c'è molta più tecnologia di quanta comunque ce n'era in Skyward Sword, e quindi mi domando se effettivamente sia collocata in quel periodo lì. Qua dice: tu sei la luce che un giorno illuminerà di nuovo il regno di Hyrule. Che poi lei dice Hyrule, però vabbè, mi sembra strano. È giunto per te il momento di intraprendere la tua avventura. Ecco fatto, quindi qua possiamo subito vedere come si fa a correre, basta premere B e per saltare basta premere A, quindi qua ad esempio salto, si salta e poi per salire più veloce basta premere di nuovo A, se no B per scendere, per lasciarsi andare. Ed ecco finalmente uno sguardo all'intera piana di Hyrule. Subito dopo aver dato uno sguardo alla piana di Hyrule, ci viene mostrato il Tempio del Tempo che ormai è in rovina, e un uomo misterioso che ci stava osservando. Quindi, sin dall'inizio, qua troviamo tanti oggetti che potremo utilizzare nel corso del nostro percorso, no? Come ad esempio, qua troviamo un ramo, poi qua troveremo diversi funghi che sono molto, saranno molto utili per recuperare energia, no? Come potete vedere subito lì di fianco al fungo, subito poco fa, mostrava quanti cuori si guadagna mangiando un singolo fungo, che è mezzo cuore, quindi vabbè, non è tantissimo, però comunque se se ne tengono un po' in tasca. Può risultare utile per resistere. Adesso qua mi chiedevo come mai c'era questa pietra, però effettivamente non ha alcun utilizzo in questo scenario qua. Probabilmente avrà un utilizzo più avanti, magari perché si contate che questa qua è una demo, quindi non è completo, mancano un sacco di cose in questa demo, quindi probabilmente con la pietra più avanti servirà qualcosa. Qua troviamo un cinghiale, uno dei pochissimi esseri viventi che troveremo nella piana di Hyrule in questa demo. Cosa molto particolare, poiché non ci sono villaggi, non ci sono persone, quindi è una cosa un po' strana. Qua troviamo la Melacotta e l'unico personaggio vivente che troveremo, che è il vecchio. Oh, scherzo, hai fame, abbrustolita al punto giusto è ancora più buona. Ma guarda un po', che strano vedere gente da queste parti. E io chiedo, chi sei? Ti incuriosisce un vecchietto come me? Dovresti giocare con quelli della tua età. Io sono solo uno strano vecchietto che se ne sta qui da solo da un bel po'. Ma tu piuttosto, che ci fai qui? Alla domanda non si risponde con un'altra domanda. Ah, i giovani d'oggi non sono. Ok, comunque forse il nostro incontro non è una pura coincidenza. Qui siamo sull'altopiano delle origini. Questo luogo è considerato la culla di Hyrule. Lui non parla. L'unica che abbia sentito parlare finora è Zelda. Quindi vedremo un po' come procede questa cosa qua dei personaggi che parlano. Quello è un santuario che in passato, ok, ma 100 anni fa il regno cadde in rovina. Quindi già sappiamo che comunque noi ci siamo risvegliati 100 anni dopo. Perfetto, quindi qua io prendo e vado a vedere un po' che cos'è questo tempio abbandonato. Qua, come si sa, si trova una delle prime armi che incontreremo nella nostra avventura. Ovviamente da rimbambito ho lanciato il ramo, però vabbè. Ok, quindi qua apro la tavoletta cieca per vedere un po' dove sono. Ci sono due menu a destra e a sinistra che qua dice la tavoletta cieca è danneggiata e non è utilizzabile, però mi chiedo a cosa serva. Non ne ho la minima idea, probabilmente saranno, penso io che saranno tipo dei punti di teletrasporto per trasportarsi velocemente da un lato all'altro della mappa. Buttandosi subito si trova un Korogu, che sono delle specie di folletti della foresta, no? Mi riesci davvero a vedere, però eppure un Korogu non si dovrebbe vedere. Ok, e poi ci chiede di dare questo seme a un personaggio che adesso non mi ricordo il suo nome.
Perfetto, naturalmente noi ogni movimento, tipo di attività fisica che noi faremo, spreca un po' della nostra stamina, che è quella barra verde che vediamo lì, no? Tipo arrampicare, correre, con anche certi tipi di mosse, tipo l'attacco roteante, comunque consumano stamina, quindi bisogna fare molta attenzione. All'inizio della storia naturalmente avremo pochissima stamina, però poi andando avanti nel gioco riusciremo ad aumentare questa stamina e quindi riuscire a eseguire questi movimenti più spesso. Perfetto, e qua ci troviamo nel santuario del tempo e risentiamo la voce di Zelda che ci chiama Link. Dirigiti al luogo segnato nella mappa della tua tavoletta Sheikah. Quindi adesso per accedere alla tavoletta Sheikah basta premere meno. E troviamo questo punto segnato qua. Ok, quindi che si chiama Lasciati guidare. Ok, io adesso posizionerò un segnaposto, così che poi si... No, beh, il segnaposto è già stato posizionato, infatti nella mappa già si vede, quindi già quello viene fatto in automatico. Quindi adesso ci troviamo subito sotto il santuario. E già qua troviamo una delle prime rovine. Qua dentro mi pare proprio che non troveremo nulla, a quanto ricordo. Infatti, solamente dei barili lasciati lì e delle rovine che si nota che sono della famiglia reale. Quindi, comunque, i simboli dei giochi passati ci sono. Poi adesso pensavo di colpire uno di questi mostri qua con il barile, però naturalmente non l'ho lanciato, ma solo mollato. Link è molto forte perché comunque va boh, sarà anche perché questi mostri qua sono un po' deboli, però Link è davvero forte, sa già fare un sacco di mosse, è anche molto abile. Perfetto, quindi ucciso il primo Boblin, troviamo un corno Boblin e abbiamo già preso la sua mazza. Ok, tenendo premuto l'analogico sinistro ci si accuccia, quindi per fare meno rumore. Come potete vedere, subito lì di fianco alla mappa ci sono quelle onde sonore, no? Quindi per vedere quanto rumore stiamo facendo. Inoltre, se avete notato il messaggio subito prima, c'è scritto di fare attenzione perché la nostra arma si sta per rompere. Questa è una cosa molto particolare dei nuovi giochi di Zelda, poiché qualsiasi arma che noi andremo a utilizzare si potrà danneggiare, no? E quindi avremo, a parte ovviamente quando riusciremo a trovare la Master Sword, quella sicuramente non si danneggerà. Qua abbiamo trovato un pantalone nuovo e ovviamente l'ho messo su. Bisogna fare attenzione perché quando si finisce la stamina si cammina molto più lentamente, quindi bisogna fare molta attenzione perché se si cerca di scappare dai nemici, a parte che i nemici sono molto lenti, però in ogni caso se si cerca di scappare dai nemici vi consiglio di non consumare completamente la stamina perché si cammina più lentamente di quanto si cammina normalmente, no? Cioè adesso quando cammina adesso cammina più veloce di quando finisce la stamina. Troviamo qua vicino uno dei guardiani e troviamo facendo cerca una vite ancestrale che per ora non si sa ancora a cosa servirà, però naturalmente andando più avanti nel gioco sicuramente servirà qualcosa. Ce ne sono altri due qua di fianco al tempio e troviamo qua un'altra vite ancestrale. Perfetto, quindi qua ci troviamo proprio davanti al tempio che non sappiamo ancora. Vedete, la spada arrugginita adesso si è rotta. Basta tenere premuto il pulsante destro e si cambia arma. Perfetto, quindi qua abbiamo ammazzato questo Boblin e prendiamo la sua mazza. Perfetto. Adesso ci troviamo all'interno del santuario e qua troviamo delle nostre amate. Come si chiamano? Ciotole che adoriamo spaccare. Quindi adesso qua abbiamo questa bellissima vista sull'intera Hyrule. Lì a destra, come si può vedere, ci sono delle montagne un po' rossicce, che si sono viste anche nel trailer, quindi penso che sarà collegata a qualcosa. Ero in cerca di qualcosa di particolare, adesso vediamo se sono riuscito a trovare qualcosa. Uno degli organizzatori mi dice che qua di fianco c'è una scala. Infatti, salendo adesso, come vedete, bisogna fare attenzione a usare
usare troppa stamina perché poi magari si finisce per cadere dalle scale. Perfetto, quindi adesso qua ci troviamo sopra il tetto ormai praticamente distrutto, del tempio, cerchiamo di salire. E qua vediamo un'altra bellissima panoramica del regno di Hyrule. Qua sopra nel campanile troveremo un oggetto molto speciale che sarà molto utile nella nostra. Beh, non utilissimo, però molto utile. L'arco del soldato, che non è l'unico arco che riusciremo a trovare. Perché ci sono anche i Boblin, no? I loro archi saranno, quando li ammazziamo, no? Saranno utilizzabili, però non so bene che differenza ci sarà tra quest'arco qua che abbiamo appena trovato e gli archi dei Boblin, quindi magari boh, saranno più precisi, non ne ho la mica minima idea. Qua non so come ho fatto a non farmi male, però ho avuto davvero molta fortuna. Nelle altre 2 volte che ci ho giocato volevo scendere un pochino più velocemente, alla fine mi sono ammazzato tipo 3 volte. Perfetto, qua vediamo che stiamo scendendo per le scalinate del tempio e vediamo un po' adesso cos'è che incontriamo. Ok, allora. Qua ci sono delle altre rovine ed è molto interessante perché molte di queste rovine contengono anche dei segreti, no? Qua ovviamente io ho cercato di fare una mossa strategica, però non avendo neanche una freccia, naturalmente non ha funzionato. Ci sono molti modi per cercare di approcciare un nemico. Si può cercare di approcciarlo da lontano, quindi con l'arco, oppure fare un attacco diretto con la propria spada. Quest'ultimo è un pochino più pericoloso perché naturalmente implica più rischi. Una cosa molto forte delle nostre armi è che le si può anche lanciare. Ad esempio, naturalmente le mazze. Ecco qua, questo qua è l'arco di cui vi parlavo, l'arco Boblin. Non so che tipo di differenza ci sia tra diversi archi. Qua troviamo anche le frecce, che sono delle semplici frecce di legno. Quindi vi stavo dicendo, una cosa molto utile per usare un modo molto utile per usare le mazze dei Boblin è di lanciarle. Si romperanno subito, però fanno anche tanti danni, no? Quindi adesso vediamo da rimbambito ho lanciato la scure, o come cavolo si chiama lì la mazza, non so bene. Adesso è un po' difficile cambiare arma perché bisogna tenere premuto. Mi pare che sia il pulsante destro e allo stesso tempo anche cambiare arma. Qua naturalmente, come potete vedere, brillo di rosso poiché ho i cuori molto bassi, no? Quindi basta spostarsi con l'analogico destro, con R, e si riesce a passare tra i diversi menu. Quindi basta premere A 2 volte e si riesce a mangiare questo qua da solamente mezzo cuore. Poi naturalmente scopriremo altri tipi di cibi, come ad esempio la carne cotta o la mela cotta. Infatti, se si va subito lì a destra si ha gli oggetti cotti, no? Che quindi danno più cuori di cibi non cotti. Adesso aspetto che i Boblin. C'è anche un Boblin dominante, quello lì blu, l'avrete visto, no? Che quindi bisogna fare attenzione perché fa molti più danni rispetto a un Boblin normale, poiché ha una di queste mazze, però con i chiodi, quindi naturalmente fa molti più danni. Tutti i controller, compreso anche il nuovo Pro Controller per lo Switch, ha il sensore di movimento, che è molto utile per prendere la mira con l'arco. Se poi si riesce a mirare la testa come ho appena fatto, che infatti lì sopra dice il colpo critico, si riuscirà a fare danni molto maggiori. Una volta che si è riusciti a liberare tutto il percorso, da tutti i nemici, quasi. Si aprirà uno scrigno. Qua ho trovato un cuore di Boblin che non voglio immaginare che cosa serva. Una volta che si sono ammazzati tutti i nemici che occupavano una certa area, questo scrigno si illuminerà e ci darà un premio, che in questo caso sono le frecce di fuoco. Le frecce di fuoco, tra un pochino vi farò vedere come funzionano, sono molto utili perché creano delle vere e proprie esplosioni, no? Quindi
nel caso in cui non ci siano delle botti rosse come quelle che ho fatto esplodere prima, come quelle che ci sono qua, o cose del genere, comunque questa freccia qua crea esplosioni molto, molto forti, come potete vedere, e fa prendere fuoco anche i Boblin, che è una cosa molto utile perché così gli arrechi ancora più danni. Adesso vediamo se riesco a centrarlo. È un po' difficile prendere la mira con l'arco perché bisogna tener conto della gravità naturalmente, quindi più lontani sono più in alto bisogna mirare. Qua troviamo una bella carne cotta che come possiamo vedere ci dà un intero cuore più un altro mezzo cuore. Adesso era praticamente finito il tempo per la demo, però volevo cercare di arrivare a è il primo sacrario che si trova più vicino al luogo dove ci risvegliamo. Come potete vedere c'è. No, scusatemi, non è un sacrario questo qua. Questa qua è la torre dove noi potremo. Come si dice? Sincronizzarci, diciamo, no? Praticamente questa torre darà luogo all'apertura di tutte le altre torri che quindi si sparpaglieranno per l'intera piana di Hyrule. Qua è dove volevo mostrarvi, come ho detto nella parte precedente, come funziona il trasferimento da console fissa a portatile. Quindi qua, come possiamo vedere, è immediato. Appena si tira fuori la console, boom, e praticamente ci si trasferisce subito in modalità portatile. Ecco qua, quindi adesso cambiamo gioco. Questo qua è Mario Kart 8 Deluxe, quindi ha delle cose in più. Come potete vedere, adesso qua sto selezionando un personaggio. Come vi ho già detto, ci sono un sacco di personaggi nuovi: c'è Inkling Boy e Inkling Girl, c'è Reboot, c'è Toadette, che non mi pare che ci sia tra i personaggi normali, e poi ci sono anche delle nuove vetture, come ad esempio. Uno proprio dedicato agli Octolings, scusatemi, Inklings, che è questo qua, c'è cioè questo qua che è tipo il Bazoo Racer, non mi ricordo bene come si chiama, però è molto veloce. E poi c'è anche un altro che è dedicato ai Bowserotti. Che è uguale alla navicella che usano nei giochi di Super Mario. Qua purtroppo avevamo solamente quattro percorsi da scegliere che erano già tutti inclusi nei percorsi che si potevano già acquistare come DLC, quindi c'era il percorso di Animal Crossing, il percorso di Hyrule, la mappa di circuito di Yoshi e poi c'era un altro che era quello lì che gira tutto in tondo, no? Però comunque nulla di speciale. Ecco qua, quindi cercavo di alzare il volume perché era un po' basso. Funziona uguale, quindi praticamente al 2 bisogna iniziare ad accelerare. È molto bello questa specie di macchinina qua degli Inkling perché quando si fa un boost con la derapata, come potete vedere, esce fuori un po' di inchiostro, che è un dettaglio molto molto carino. Non so che tipo di differenze ci siano tra gli Inkling e altri personaggi, quindi se fanno parte dei personaggi più pesanti o che ne so. Qua, come noterete, c'era la correzione di. Come si dice? Di andamento, no? Quindi per quelli che erano un po' meno esperti, comunque correggiamo un po' la direzione in cui si stava andando, come potete vedere qua. Io sarei dovuto andare fuori strada, invece mi ha aiutato a restare all'interno della strada. Cos'altro? Come noterete, tra pochissimo, mi pare che sia proprio qua. Vediamo. Ecco, ci sono dei cubi punto di domanda doppi. E come potete vedere in alto a sinistra, no? Una delle migliorie del nuovo Mario Kart 8 Deluxe è che non c'è solamente uno slot per gli oggetti, quindi per le armi, ma ce ne sono ben due, il che è una cosa molto molto utile poiché comunque non c'è bisogno di aspettare dopo che si è utilizzata la prima arma, ma si può benissimo subito utilizzarne un'altra, che lo trovo molto utile.
Naturalmente questa prima gara non ero per niente bravo, però almeno sono riuscito a fare del mio meglio. Infatti al decimo posto ho beccato il fungo d'oro, che è molto utile, specialmente con la correzione di andamento qua, che comunque mi aiutava tantissimo a non uscire di percorso. Purtroppo Mario Kart 8 era una marea di tempo che non lo prendevo. Ecco, come avete visto, ho preso il doppio cubo e ho preso sia un fulmine che un gruppo da tre di funghi che mi fanno andare più veloce, quindi davvero fantastico. Anche qua ne ho preso un altro, ho preso sia una stella che il fungo d'oro, che è fantastico, devo dire. Perfetto, quindi qua cerchiamo, vediamo. Ecco, purtroppo il fungo blu è una cosa strana, perché io ero ottavo eppure mi ha beccato. Probabilmente becca la persona che è più vicino al traguardo, che è una cosa strana, non l'aveva mai fatto, almeno non avevo notato che l'aveva mai fatto in Mario Kart 8 normale, quindi boh, sarà una cosa nuova. Vediamo adesso chi è che scelgo. Prima ho scelto il Inkling Boy, adesso vediamo un po' chi è che scelgo. Ne manca uno, dai. Vabbè, ci sono tutti i personaggi normali, anche quelli che si sbloccavano nel tempo, quindi non so bene che. Ecco, questi qua vi faccio vedere tutti i Koopalings, che i Bowserotti, che non mi ricordo i loro nomi, però fanno nulla, che mi pare proprio che non sono inclusi in Mario Kart 8, quello normale, quindi è una cosa nuova, una cosa molto bella. Sinceramente, non mi aspettavo che ci fossero tutti questi personaggi nuovi. Qua provo l'abitante, che è uno dei personaggi inclusi in Mario Kart 8 Deluxe, che però è solo acquistabile in Mario Kart 8 tramite un DLC, il DLC di Animal Crossing, che comprende Non so se si una può. nuova. Due nuovi personaggi, no, tre, Si scusatemi, può, tre ci nuovi sta. personaggi. Quindi c'è l'abitante maschietto, l'abitante femminuccia, che però sono lo stesso personaggio, si cambia solamente poi vestito, e poi c'è anche inclusa Fuffi, Ecco qua. che è davvero carinissima. E in più ci sono, c'è un percorso che è quello di Animal Crossing, quindi molto bello anche quello lì, perché cambia, cioè praticamente ogni giro ti trovi in una stagione diversa, prima inverno, poi autunno e così via, insomma molto molto carino. Qua vi faccio vedere un po' la grafica, molto molto bello, come vi ho già detto nella parte precedente. Mi pare proprio che l'aspetto grafico sia molto migliorato rispetto al pad della Wii U. Lo schermo è molto luminoso, colori molto vividi, è uno schermo a mio parere IPS, perché anche dal punto di vista della videocamera si vede benissimo, come se ce l'avessi di fronte, quindi sicuramente secondo me sarà uno schermo Sì, sono IPS, molto che è interessanti fin fantastico. dall'inizio. Nulla da dire su questa gara, però comunque il percorso di Zelda è molto bello e molto particolare, specialmente perché invece delle monete, come potete vedere, ci sono le rupie, che è una cosa davvero fantastica, molto particolare, che non avevo mai visto fare in altri percorsi di Mario Kart, quindi sicuramente una novità. Anche qua sono stati in tutti i percorsi sono state implementate le novità. Qua, come potete vedere, ho avuto fortuna, però non ho beccato la spada suprema, la Master Sword, che mi avrebbe dato un boost ancora maggiore poi quando sarei riatterrato. Ci sono anche quelle piante orribili, eccole qua, che ci sono all'interno dei giochi di Zelda, come Ocarina of Time, che sono davvero bruttissime queste piante, però sono molto simili alle piante piranha che ci sono in Super Mario. Dai. Pure.
Ecco fatto, come avete visto, purtroppo non sono stato molto fortunato in quest'ultima gara, però vabbè, non può andare sempre bene. Quindi adesso dovremmo arrivare all'ultima gara, mi pare che ho fatto di questo video. Sì, molto simile. Cioè qua parliamo di 720p. Molto allo Sì, mi schermo, pare che sia molto l'ultima gara. vivace, ottimi colori. Sì, a E parte quelle smanci, stavolta esatto, qua mi c'è pare che ho praticamente scelto di niente. utilizzare Se uno. provo. Vediamo un po' cosa che ho scelto. Ah, Rebu, giusto. Ho scelto anche di utilizzare una macchinina molto particolare che è quella lì, mi pare dei Bowserotti, questa qua, che è molto simpatica. Sì, sono qua sopra. Cioè, non è come quelle del 3DS che non si sente Bravo, niente. qua vi faccio mostrare un po' com'è strutturata la console. Quindi, come avrete visto, sopra ci sono i due pulsanti per aumentare e diminuire il volume. C'è anche un jack per attaccare le cuffie, mi pare, e poi c'è il sistema di ventilazione per raffreddare la console. Che commentando su questo, l'ho trovata Non sono molto fresca, cioè non si è mai scaldata neanche a pieno carico giocando per tipo 20 minuti a Zelda, non si è mai scaldata. E il dock non ha alcun tipo di ventila aggiuntiva per aumentare il circolo d'aria, quindi comunque la console viene raffreddata sempre da sola e non so come abbiano fatto a inserire delle ventole all'interno perché è talmente sottile. Poi sono sicuro che il modello finale sarà ancora più sottile rispetto a questo qua, perché questo qua, come vi ho già detto nella parte precedente, secondo me sono praticamente sicuro che è un'unità di sviluppo, quindi era un pochino più spessa di quanto pensassi, però secondo me sicuramente la versione finale sarà molto più sottile. Però comunque una dimensione più che ragionevole. Sono un pochino troppo spessi i bordi attorno allo schermo, però vabbè, non è una cosa che alla fine dà Non è fastidio, facile cioè contando da che comunque gli speaker sono sopra e comunque è una console davvero ottima, contando che ad esempio il 3DS ha dei bordi che sono enormissimi, sì, perché quindi loro possono comunque farti un è giro indietro, un davvero giro una avanti. console davvero ad alta tecnologia, io l'ho apprezzata molto. Specialmente come vi ho detto per le qualità grafiche, ma in certi punti si nota un po' un calo di frame rate, come vi ho già detto riguardo a Zelda, però non si nota tanto sinceramente, poi comunque è comprensibile perché sono, come ho già detto per 3 volte, a unità di sviluppo che erano dedicate per gli sviluppatori, quindi sicuramente sarà la versione finale retail sarà sicuramente migliore rispetto a questa qua. Io odio questo percorso perché si gira intorno tutto il tempo e non hai Piranha? cioè non c'è Sì, molto abbiamo margine Piranha. per Sarà migliorare più la propria fatto andare più posizione, quindi veloce. vabbè, non è chissà che Vero. divertente questo percorso, però fa Ah, è nulla. vero. Finalmente Se hai l'ho se finito. hai Quindi mi pare l'attaccante che veloce, sia l'ultimo percorso che ho praticamente fatto di oppure Mario hai Kart. l'attaccante Non ne veloce sono che devi sicuro, adattare ma può per darsi. andare avanti. Sì, è comodo. No, forse ce n'è un altro. Ma è Sì, troppo probabile, perché stavamo comoda la facendo un torneo console, e mi è pare che proprio grande dimensione ne manca ancora perfetta. uno. Adesso vediamo un po' come va. Ah, ecco, altra cosa che ho notato è Mentre che invece il quelli bottone sotto home sono del abbastanza Joy-Con destro non si illumina, al contrario dei video che ci hanno mostrato del Nintendo Switch, in cui si nota che il Joy-Con destro ha il pulsante home che si illumina. E una particolarità che è stata anche annunciata è il fatto che si illumina con colori che rispettano le notifiche che si ricevono, no? Quindi ad esempio diventa verde e si illumina di verde se ad esempio Sì, riceviamo una esatto, anche notifica io qua Street quando Pass, muoio che la non si sa telecamera ancora si se illumina.
sarà supportato su questa console, staremo a vedere. Oppure diventa, si illumina di arancione se un nostro amico della lista amici si connette, o almeno così era per il New 3DS. Adesso non abbiamo ancora nessuna notizia riguardo una possibile implementazione comunque della lista amici dello Street Pass. Non abbiamo assolutamente nessuna notizia, e poi sono curioso di vedere se funzionerà anche lo Spot Pass e come verranno utilizzate come si chiamano, i hotspot Nintendo, che ce ne sono davvero tanti in giro per l'Italia, però che non sono stati utilizzati tantissimo se non per qualche raro evento molto sporadico, diciamo, e che poi comunque con nulla di particolare, a parte per Animal Crossing che c'era qualche personaggino speciale, però comunque nulla di eclatante. Mi auguro proprio che sarà possibile, che sto tramite Spot Pass, ricevere degli oggetti speciali, oppure in base al numero di persone che hai incontrato mentre giravi, ricevere dei premi, degli sconti, che ne so, qualsiasi cosa comunque funzionerà, oppure semplicemente anche delle monete per My Nintendo. Quello sarebbe molto, fo molto forte, poiché ci darebbe la possibilità di ricevere premi online su My Nintendo, che è sempre utile, specialmente adesso con l'uscita della nuova app di Fire Emblem, che uscirà in un mio futuro video. Appena riuscirò a pubblicare questo, cercherò di farlo il prima possibile. Adesso ho iniziato una nuova corsa, come potete vedere, con uno dei Bowserotti, quello con la cresta blu. Adesso vado a vedere com'è che si chiamano, perché non mi ricordo i loro nomi. Adesso cerco di ricordarmi i nomi dei Bowserotti. Allora, eccoli qua. Allora, vediamo i Bowserotti. Allora, Lemmy? No, Lemmy no. Vediamo. Larry, ecco come si chiama. Larry dovrebbe essere quello che sto utilizzando. Quindi fatemi controllare se è quello giusto. Sì, dovrebbe essere Larry, perché ha tutta la capigliatura blu, quindi dovrebbe essere proprio lui. Vabbè, ho sbagliato di poco, alla fine ho detto Lemmy al posto di Larry, però sicuramente non è un problema. Adesso abbiamo rigiocato nel percorso di Zelda, purtroppo, poiché come saprete nel multiplayer si sceglie tra le persone che sono connesse, ognuna sceglie il percorso che vorrebbe giocare, e poi si sorteggia tra uno di quei quattro percorsi. Quindi purtroppo volevo mostrarvene un altro, tipo quello di Animal Crossing, però vabbè, fa nulla. Qua ho beccato un altro cubo doppio, ho preso un fungo rosso, un guscio rosso e una banana. Sono riuscito a prendere la Master Sword, come avete visto, quindi ho preso un super boost. Ci sono tante possibilità di boost in questo percorso, però anche tante possibilità di venire mangiato da quelle piante, specie di piante piranha di Zelda, che sono davvero cattive. Come potete vedere, qua sono stato anche molto bravo, sono arrivato a secondo, quindi sono molto contento del fatto che almeno in una gara sono riuscito a arrivare in una posizione decente, diciamo. E basta, quindi questo qua dovrebbe essere l'ultimissima parte in cui si vede, come potete vedere, la coppa. Io sono arrivato secondo, mi pare, e ho preso infatti la coppa d'argento. Qua vi volevo far vedere un pochino i personaggi che sono disponibili, e giusto per avere un'idea di come sono. Perfetto, prossimo gioco che abbiamo qua è come si chiama? Ah, porcaccia la miseria, mi è passato di mente, adesso lo cerco, eh. Arms, ecco come si chiama, Arms. Gioco molto molto innovativo, della nuova
Nintendo Switch, che io trovo un gioco geniale, quindi qua adesso si potrà selezionare, nella demo si poteva selezionare solamente tra 5 personaggi, quindi i due personaggi maschietto e femminuccio che sono nella copertina e poi altri tre che sono quel gigante che vedete a sinistra, il ragazzo che vedete a destra e poi anche una specie di ragazzino in questa tuta robot molto tecnologica, però anche molto pesante. Ogni personaggio ha le proprie capacità, quindi ad esempio quello che vedete a sinistra, Master Mummy, che dovrebbe essere Re Mummia, non so bene, è molto pesante, ha armi però anche molto più grandi, quindi non so se questo sia in qualche modo proporzionale ai danni che ti può fare questo personaggio. Quindi le armi a disposizione sono molto simili comunque tra i diversi personaggi. Adesso qua si può scegliere quale arma si vuole utilizzare, c'è una scelta comunque tra tantissime armi diverse per ogni personaggio, diciamo. E qua si inizia subito la gara. Per spostarsi è molto semplice, basta inclinare in avanti, indietro, a destra, a sinistra, tutti e due i Joy-Con, no? Proprio come se si stesse lottando nel wrestling. E quindi ci si china in avanti se si vuole andare avanti, ci si porta un po' indietro se si vuole tornare indietro. Come avete visto, adesso Master Mommy si è illuminato di giallo, poiché come potete vedere quella barra lì azzurro chiaro in basso a destra si carica in base ai danni che si recano al nostro avversario, e quindi poi si può attivare una specie di potere speciale per fare molti più danni al nostro avversario. Come potete vedere adesso, Master Mummy l'ha rifatto e infatti io sono morto naturalmente. È un gioco non facile e che non si riesce a, come dire, a imparare ad utilizzare subito, però alla fine i comandi sono talmente intuitivi che non è per niente difficile imparare a giocare. E secondo me questo qua è uno dei giochi adatto ai giochi in famiglia, comunque riunioni di famiglia, se si vuole giocare con i propri familiari e così via. Ecco, un'altra cosa particolare dei pulsanti è che praticamente con A si salta, mi pare, io vado a ricordo, poi adesso non mi ricordo bene. Con A si salta e con B ci si muove verso destra, no? Ecco, poi se si fa un attacco con entrambe le, quindi se si portano entrambi i Joy-Con avanti assieme, si fa un attacco, come si dice, che si acchiappa l'altro personaggio, no? Quindi poi si riesce a fare un attacco speciale perdendolo in mano, no? Gli attacchi poi si possono neutralizzare andandogli contro con le proprie armi, e quindi c'è anche un altro modo per evitarli, che praticamente è mettendo i due nunchuck vicini e poi le mani vicino al petto, no? Proprio come per proteggersi, no? Quindi è anche questa cosa qua molto molto particolare, molto intuitiva. Qua vi faccio vedere i Joy-Con. Come potete vedere, i Joy-Con che stavo usando io avevano quella specie di accessorio che si infila dove c'è la corsia dove di solito si infila nel pad del Nintendo Switch, che praticamente non servono solamente a legarli al nostro polso, no? Però rendono anche più accessibili i due pulsanti che si trovano all'interno della corsia, che non so, non mi ricordo bene com'è che si chiamano, però comunque li rendono molto, ma molto più semplici da raggiungere, e quindi sicuramente è un accessorio che non dovrebbe costare tanto, dovrebbe essere 10 euro l'uno. A quanto ricordo dai listini, prezzo che ho guardato recentemente, quindi vabbè, poi bisognerà vedere un po' il prezzo finale quando uscirà la console tra poco meno di un mese. Perfetto, quindi queste le ambientazioni sono molto belle. Sì, ci sono tipo un'arena normale, poi c'è questa arena qua molto bella in stile giapponese con i ciliegi in fiore, no? Di color rosa arancione, quindi molto molto belli come molto molto belle come ambientazioni.
sicuramente saranno anche un bellissimo sfondo per le nostre fantastiche lotte. In alto, se notate, in mezzo al televisore, in alto e in mezzo c'è il countdown, quindi potete vedere i secondi, no? Adesso ne mancavano 31. E poi di fianco, no? A sinistra e a destra ci sono i due giocatori, no? Ad esempio, a sinistra c'era il mio avversario, a destra c'ero io. Subito sotto si vedono quei pallini azzurri, quelli lì naturalmente contano le nostre vittorie. Quindi, praticamente io adesso avevo appena vinto, e quindi un pallino azzurro era finito su di me. Poi, appena il primo giocatore arriva a due, si vince. Io naturalmente non ero tanto bravo, quindi mi pare proprio che alla fine ero morto. Ho attivato quella modalità lì, il mio, scusatemi, il mio nemico ha attivato quella modalità lì che vi dicevo prima, e anche io adesso, quindi vabbè, io non avevo esattamente le armi giuste perché non le conoscevo, però ogni arma ha le proprie specialità anche nell'attacco speciale. Altra nota che volevo fare è che i controller sono i. Oh mamma mia, è scappato il nome adesso. Vabbè, i due controller, i due Joy-Con, sono molto precisi anche nella registrazione, no, come si dice lì, nel rilevamento dei movimenti, no? Quindi proprio ad esempio, se sì, una cosa particolare di questo gioco è che se si vuole tipo indirizzare un colpo in un certo modo, basta ruotare il Joy-Con nella direzione che lo si vuole ruotare. Quindi, ad esempio, lo si ruota un po' a sinistra, e quindi il colpo andrà un po' in diagonale verso sinistra oppure verso destra, e il nostro colpo nuoterà un pochino di più verso destra. Una cosa molto particolare e anche utile, perché fai che si sbaglia un pochino il tiro, comunque lo si riesce a correggere un pochino, non tanto. E naturalmente qua, come potete vedere, ho appena perso definitivamente, quindi vabbè, 2-1. Altro video, questo qua è uno dei giochi di One Two Switch, che praticamente è fantastico perché si devono premere i due bottoni dietro, no? Sempre con quegli accessori che potete vedere, no? Neri. Si premono quei due bottonini, quindi i bottoni quelli all'interno delle corsie, per mungere la mucca, no? La cosa molto difficile è che bisogna premere prima quello in alto e poi quello in basso mentre si scende. E come potete vedere, esce molto più latte rispetto a se solamente si tira verso il basso. È una questione di tempistica, è molto difficile. Io qualche volta ce l'ho beccato, però dovete contare che questo video è solo il mio. Era la mia terza prova. Come potete vedere, abbiamo fatto pareggio tutti e due con 12 bicchieri. Subito dopo darà una specie di riassunto della velocità in cui abbiamo riempito i bicchieri di latte in base ai secondi. Ok, nuovo gioco per Nintendo Switch. Questo qua è un gioco dedicato ai samurai, no? Che è molto bello. Praticamente si deve cercare di sorprendere il proprio nemico cercando di usare la katana per colpirlo, no? Uno si cambia di volta in volta, no? Uno, ad esempio, io adesso prendo la katana, invece l'altra ragazza doveva cercare di parare. Ed è molto difficile perché naturalmente la katana non si vede, e quindi è tutta una questione di tempismo. Poi lei era molto brava perché ci giocava già da 2 giorni, quindi vabbè, non vale. Però comunque ho trovato anche questo gioco molto intelligente. Sono One to Switch, trovo che 60 euro sia un po' alto come prezzo. Però se si conta che sono inclusi 23 minigiochi, tutti divertenti come questi qua che vi sto facendo vedere, e tutti che comunque includono le caratteristiche speciali di questi Joy-Con del Nintendo Switch. C'è un altro video che non vi ho fatto vedere, che vi ho spiegato nella parte precedente, che si hanno le palline all'interno del Joy-Con e si sentono proprio le palline che si muovono all'interno del Joy-Con. Quindi vabbè, non è molto. Sono proprio speciali. E qua, come potete vedere, ha fatto una finta. Io ho parato e poi lei mi ha beccato. Altro gioco di One Two Switch è quello dei. Come lo potrei chiamare? Dei cowboy.
No, che si deve, che quando si dice fuoco, te il più velocemente possibile devi cercare di sparare anche nella direzione giusta, no? Quindi devi premere il bottone solo ed esclusivamente quando ti trovi nell'arco, come potete vedere lì, no? In quel triangolo e quindi nell'arco in cui si riesce a colpire il proprio avversario, no? Ed è molto tempo perché cambiano le è molto bello perché cambiano le tempistiche dei diversi round ogni volta che si gioca, no? Quindi ci sono delle volte che è molto più veloce, poi adesso aveva sbagliato. Ci sono delle volte che parte dopo solo 5 secondi, invece delle altre volte come questa qua che fa aspettare un po' di più, no? Quindi naturalmente è un po' la sorpresa del momento. E una cosa molto carina di questi minigiochi è che io mi immagino già portarmeli con me dai miei amici e tenere lo Switch sul tavolo e giocare. Poi qua ovviamente io avevo perso di pochissimo, di tipo 0,02, però vabbè, giusto pochino pochino. Perfetto, altro gioco, Fast RMX, che sarebbe per Remix, suppongo. Si poteva selezionare solamente tra 4 veicoli e 3, no, scusatemi, 3 veicoli e 3, 3 percorsi. Praticamente, in questa demo si poteva proprio utilizzare con mano i due joystick e i due Joy-Con utilizzati però a lato, no? Cosa molto particolare, perché io mi aspettavo che fossero scomodissimi, no? Quindi davvero troppo piccoli, specialmente per le mie mani che sono più grandi, però non è esattamente così. Allora, il Joy-Con destro lo trovo un pochino più scomodo perché i bottoni, no? A, B, X, Y sono molto più vicini rispetto a quello sinistro alla levetta analogica. E quindi ho trovato quello un po' un punto negativo. Proprio perché comunque non si ha tanto spazio per come si dice? Per poter muovere le dita e riuscire a muovere gli altri, premere gli altri pulsanti. Ed effettivamente, infatti, certe volte per premere tipo Y andavo a intralciare il movimento del joystick. Però vabbè, questo è un punto un po' così, solamente per chi ha le mani più grandi come me. Però comunque è una cosa da tenere in conto se avete delle mani davvero grandi. Però se avete delle mani un pochino più piccoline, naturalmente non avete problemi come me, che ho le mani un po' più grandi. Questi percorsi sono molto belli, sono nuovi rispetto a Fast Neo, come cavolo si chiama quello per Wii U? Fast Neo Racing, oh, non mi ricordo proprio come si chiama, però vabbè. E praticamente in questo percorso ci sono questi fasci di luce colorati e si deve cambiare. Se voi non conoscete Fast, basta che andate a vedere il mio video gameplay che ho fatto su una delle coppe di Fast per Wii U. E praticamente è una gara con queste navicelle, no? E queste navicelle possono cambiare, si chiama fase, no? E si cambia con A si accelera e con X si cambia questa fase. Praticamente cambiando fase si diventa o azzurri o arancioni. In base al colore, quindi tipo di queste fasce che sono per terra oppure dei fasci di luce mettono queste specie di navicelle spaziali. Se te le metti dello stesso colore, hai un boost e quindi, ad esempio, in questo punto qua si salta, no? Proprio si va velocissimi. Invece, se lo becchi di colore sbagliato, rallenti ma di molto. Quindi bisogna essere svelti a cambiare fase, allo stesso tempo però guidare, allo stesso tempo andare nella direzione giusta. Quindi non è esattamente il gioco più facile che ci sia, però comunque è un gioco che mi diverte molto, è molto d'azione, quindi sicuramente piacerà a chi piacciono i giochi di corse di macchina. Questo qua è un po' anche fantascientifico, quindi sicuramente piacerà a molte molte persone. Perfetto, quindi qua sono stato molto bravo e sono arrivato primo in questa prima gara. Naturalmente, poveretto, il ragazzo che era di fianco a me non era molto esperto, e quindi è riuscito ad arrivare al quinto posto, che comunque è una buona posizione per uno che gioca per le prime volte a Fast.
Ovviamente poi quando si vince i diversi giocatori gli dà la posizione e poi la velocità a cui si è andati. Adesso stavo commentando con lui un po' la pesantezza dei Joy-Con e basta. Quindi questo qua è l'ultimo video gameplay che vi volevo far vedere. Ciao!